La giornata mondiale della vecchiaia. Sì. Questo video è intitolato proprio così. La giornata mondiale della vecchiaia. Io non so se esiste la giornata mondiale della vecchiaia, però so con certezza che esiste la giornata mondiale della gioventù, perché in questi ultimi giorni i giornali e le televisioni e anche internet non hanno fatto altro che parlare di ciò che è avvenuto a Lisbona per le giornate mondiali della gioventù. Qua sentiamo qualcosa, sentiamo. Una pista della giornata mondiale della gioventù della Chiesa Cattolica Romana, che quest'anno si svolge dal 1 al 6 agosto. Papa Francesco volerà in Portogallo per l'evento che permette al pontefice di essere a stretto contatto con i giovani di tutto il mondo. È a te. Vabbè, qua mi fermo. Il nostro Papa Francesco ha stretto contatto con i giovani di tutto il mondo. E vabbè, e i vecchi dove li mettiamo i vecchi, Papa Francesco? Io so che nei 10 comandamenti c'è scritto onore al padre e alla madre, ma perché si fa soltanto la giornata mondiale della gioventù? Non mi risulta che ci sia la giornata mondiale della vecchiaia. Perché? Papa Francesco. Poi a Lisbona la giornata mondiale della gioventù è stata promossa dal cristianesimo cattolico. E vabbè, ma c'è pure il cristianesimo greco-ortodosso, quello di tutte le Russie, della Grecia, di tutte le Russie. E poi c'è pure il cristianesimo protestante, evangelico, dell'Europa centro-nordica. Perché i giovani del cristianesimo greco-ortodosso e del cristianesimo luterano, calvinista, protestante, evangelico, non c'entrano. C'è forse un Dio diverso, c'è un altro Dio per il cristianesimo greco-ortodosso di tutte le Russie o per il cristianesimo luterano, calvinista, protestante, evangelico, anglicano, c'è forse un Dio diverso. E che facciamo, Papa Francesco? Io ci penso a questa faccenda, Papa Francesco. E noi abbiamo i 10 comandamenti, e nei 10 comandamenti c'è scritto onore al padre e alla madre. Il padre e la madre di solito non sono più giovani, giovani, perché per bene che vada uno si sposa, per bene che vada si sposa sui 30 anni. Poi quando c'è un figlio o una figlia di 10 o 15 anni già comincia ad avere 40-50 anni, poi si diventa nonni, ma perché non facciamo la giornata mondiale della vecchiaia? Io non lo so se esiste, non lo so, però non l'ho mai sentita nominare. Io ho sentito solo un grande clamore per alcuni giorni, migliaia di giovani a Lisbona che saltavano, cantavano. Io non lo so se questi giovani saltano, cantano pure a casa loro con mamma e papà. A me risulta che i giovani di solito c'hanno il muso quando stanno in famiglia con mamma e papà. I giovani sono contenti solo quando vanno a zompare alle riunioni, a queste riunioni di massa. Poi chissà quanto hanno speso i genitori per mandare a Lisbona questo milione di giovani, chissà quanto, che sono venuti da tutto il mondo, cristiano cattolico, a Lisbona, chissà quanto hanno speso i genitori, poveri genitori, chissà cosa hanno speso per mandare i loro figlioli alle giornate mondiali per la gioventù a Lisbona. È un posto bellissimo Lisbona, per carità, in Portogallo. Si affaccia sull'oceano Atlantico,
Lisbona, Portogallo, ci fu un grande impero coloniale ai tempi 1500, 1600, 1700, il grande impero coloniale portoghese. Sì, beh, deve essere bellissima la città di Lisbona, però chissà quanto hanno speso questi giovani, quei soldi di mamma e papà per andare alla giornata mondiale della gioventù. In ogni caso, le televisioni, insomma, i mass media mi hanno fatto, scusatemi, una testa così, mi hanno fatto una testa così con questi giovani che saltavano, ballavano, cantavano là a Lisbona. E poi c'era pure quella Simona, una certa Simona Bianchetti, mi pare Simona Bianchetti, una vaticanista, che è sempre presente dove ci sono i cardinali, i vescovi, una pratica sempre presente, imperversava a Lisbona con la sua dentatura da caimano. Beh, insomma, una testa così mi hanno fatto queste giornate mondiali della gioventù, per cui ho pensato, ma vabbè, c'è la giornata mondiale della gioventù, ma c'è la giornata mondiale della vecchiaia? È perché io sono stato giovane una volta, adesso sono anziano, sono una persona vecchia. Sapete che io sono nato nel febbraio del lontano 1940, quindi ho già 83 anni compiuti, non è che me li porto male, devo dire la verità. Beh, insomma, morale della favola. Io sono questo qua, sapete, per chi non mi conosce, io sono questo signore qua, vedete? E vorrei sapere, fatemi sapere, cari amici, se esiste la giornata mondiale della vecchiaia. Con la mia pensione potrei andarci anch'io, dove essa venisse casomai festeggiata, ma potrei andarci anch'io a saltare e a ballare. Ecco, cari amici, va bene? Che cosa posso fare ora? Vi posso soltanto salutare. Spero tanto che Papa Francesco mi faccia sapere se c'è o non c'è la giornata mondiale della vecchiaia, soprattutto perché nei 10 comandamenti c'è anche il comandamento onore il padre e la madre. Non c'è mica il comandamento onore al figlio e alla figlia, C'è il comandamento onore al padre e la madre, Papa Francesco, come la mettiamo? Nei 10 comandamenti si parla del padre e della madre, non del figlio e della figlia, capito? C'è o non c'è, insomma, questa giornata mondiale per la vecchiaia? C'è o non c'è? Beh, intanto che aspetto la vostra risposta. Tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni che si trovano in tutte le librerie. Ok, cari amici, ok.